Incomincio con i convenevoli, quasi quasi. Allora, Sì. d'obbligo cominciare con qualche ringraziamento sentito. Allora, ringrazio innanzitutto, vabbè, il Comune di Saregno che ha patrocinato l'evento, l'associazione Umana Ventura che ci ha dato una mano grossa nell'organizzazione dell'incontro, la scuola Frassati di Seveso con la quale collaboriamo già da tempo e questo incontro è uno dei tanti frutti che questa collaborazione sta dando. Ringrazio poi Franco che è qui con noi, Franco che è padre, professore, autore di programmi divulgativi. Quella fa ridere. Mi chiamano Bim Bum Bam ormai. Eh? Non si è sentito. No, divulgatore di programmi televisivi è una favola che gira. I miei amici adesso mi chiamano Bim Bum Bam, ecco, Mago Zulli, quelle cose lì. Va bene. Autore di testi sull'educazione, su altre opere letterarie, fra cui ultima avventura editoriale con la Mondadori, il primo volume della Divina Commedia commentata e illustrata, Inferno, che è uscito lo scorso ottobre, di cui magari poi Franco nel corso dell'incontro ci racconta qualcosa. Sì, Quello lì. Io racconto subito quello. Tu vai avanti vado che avanti. io. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicola Terenzi, sono il preside dei licei Candia, dell'Istituto Europeo Marcello Candia e assieme ai miei colleghi dirigenti, dirigenti degli altri istituti, degli altri ordini di scuola, abbiamo invitato Franco per proseguire un percorso che abbiamo pensato per genitori e docenti per poter mettere a tema alcuni punti sull'educazione. Questo percorso è incominciato il 15 novembre scorso, quando abbiamo incontrato Luigi Ballerini, psicanalista e scrittore. Lo abbiamo incontrato per poter affrontare con lui l'urgente rapporto fra i giovani e le nuove tecnologie. Il titolo dell'incontro era appunto Educare i figli nell'era digitale. Dell'incontro di Ballerini ci ha colpito una provocazione che ci ha lanciato, la riporto qui per poter proseguire il discorso. Cito. Gli adulti hanno la responsabilità di offrire quanta più realtà possibile ai ragazzi. Solo in questo modo le nuove tecnologie non si sostituiranno al vissuto, ma saranno usate al servizio della realtà stessa. Con Franco Nembrini questa sera vogliamo approfondire la considerazione che ho appena letto, chiedendogli, in buona sostanza abbiamo preparato tre domande, che sono: cosa significa che il rapporto fra adulti e giovani si gioca sull'offerta della realtà? La seconda è una questione che ha noi preme, cioè è sempre difficile collaborare fra adulti quando si ha a che fare con l'educazione di un ragazzo. Allora, da dove possono ripartire la scuola e la famiglia per rifondare un terreno comune? Ultima questione, che è una questione laterale, il tema della fatica. Che in ambito educativo, nei rapporti, lo scopo della fatica. Cioè? Non ho idea. No, la fatica, la vita chiede inevitabilmente una fatica a noi adulti, ma anche ai più giovani. Molte volte notiamo che ne siamo un po' impauriti, perché non ne cogliamo più il valore, perché alla fine della fatica rimane solo il peso, alle volte. Certo. Yes. Ti passo il microfono e cominciamo. E cominciamo. Buonasera. Boh, da che parte cominciamo? Una cosa vorrei dirla subito, che è la ragione per cui sono qui, che è l'invito di Nicola, ma la cosa interessante è che ho voluto essere qui, così come in alcune altre scuole, la traccia in primis, la traccia che fondai tanti anni fa insieme agli amici, perché mi piaceva tanto l'idea di poter dire due parole, insomma, se ci sarà occasione alla fine, di poter dire due parole su questo libro,
questa che la Mondadori ha definito una divina commedia da comodino, nelle intenzioni doveva essere così. Molti hanno notato che non è una divina commedia da comodino, ma un comodino proprio. Uno ha scritto: mi spiace, ero abituata a leggere a letto, ma questo se mi scappa di mano mi ammazza. Questa divina commedia da comodino, poi cercheremo magari qualcosa. C'è una pagina, hai notato? Scusate, ma è una curiosità. Comincia a pagina 335. A posto. È una delle migliaia di coppie purtroppo difettate, c'è stato un casino, quindi chi la prendesse stasera controlli che non sia di quelle difettate, e quindi devo cercare a metà quel che dovrà esserci in fondo. In ogni caso c'è una pagina che troverete in cima o in fondo o a metà, con scritto comitato scientifico: Giacomo Vagni, Francesco Fadigati, Luca Larpi di Siena, Stefano Mascetti di Reggio Emilia, Andrea Nembrini, ugandese di adozione, Stefano Nembrini, Gianluca Recalcati e Nicola Terenzi. Sono il comitato scientifico di questa Divina Commedia. Allora, siccome è un'avventura straordinaria, di cui magari poi vi racconto qualcosa, ci tenevo tantissimo a farne la presentazione prima di tutto nei luoghi, nel territorio, nelle scuole dove questi signori del comitato scientifico lavorano, insegnano, fanno i presidi, fanno i direttori, quindi che è un modo anche per ringraziarli dell'incredibile percorso che stiamo facendo insieme. Era, mi sembra, un atto dovuto. Sulle tre domande, andiamo, dai, basta. No, c'è la prima che mi intriga, nel senso che c'è un certo percorso da fare, sto cercando di ridurlo ai termini essenziali, perché è la questione decisiva da capire, e quindi la prendo di petto. Un po' per mestiere, un po' per le strane circostanze della vita, mi ritrovo in questi ultimi anni a andare in giro molto a parlare di educazione con scuole, gruppi o cittadinanze, come capita stasera, nei posti anche più improbabili, più impensati, e ho sempre più forte questa impressione, cioè che la questione educativa stia diventando... è ormai una cosa veramente urgente. Urgente vuol dire a fior di pelle, è un nervo scoperto che fa soffrire, che fa... è un casino, insomma. C'è anche proprio, lo dico sempre, tempo fa, forse mi sono illuso di avere qualcosa da insegnare agli altri, ma mi è veramente passata anche solo considerando la sofferenza soprattutto delle famiglie in ordine alla questione educativa, cioè è da tempo che so che in una sala come questa stasera c'è tanta fatica a educare, c'è tanto dolore, ci sono tanti drammi se non addirittura tragedie, e c'è da cercare di capire insieme, insomma, non è che c'ho qualcosa da insegnare o delle ricette risolutive da proporvi. È una questione che sta dilaniando le famiglie, le comunità, perché? Perché le difficoltà sono tante, ma mi sembra che se ne parli quasi sempre senza coraggio, cioè senza il coraggio di dire la verità. La verità. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è il fenomeno educativo? Si va subito sulle conseguenze o su aspetti che colpevolizzano gli uni e gli altri, per cui se vai ai convegni organizzati dalle associazioni familiari,
ti tocca sentire parlare male della scuola. Sembrano organizzati apposta. Vai ai convegni degli insegnanti delle scuole, nel mondo insomma della scuola, non si fa altro che parlare male della famiglia. Se per caso becchi un convegno che l'hanno organizzato insieme, è per parlare male della società. Che palle! Cioè, non si va da nessuna parte. Bisogna forse avere il coraggio di dire la verità. Se volete, naturalmente, sarebbe anche bello, contestatemi, ma io vorrei provare, sono convinto che la cosa più utile che posso fare è aiutarci a mettere a fuoco il problema. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Perché altrimenti il rischio è di cominciare ad ascoltare o a dar retta a certe, io dico, fantasie, forse si potrebbero chiamare alibi, o comunque insomma strane teorie, che vorrebbero convincerci del fatto che l'educazione oggi è quasi impossibile. Ricordo discussione anche con anche pubbliche, con eminenti sociologi. Mi sentite? No. Mi sembra che funziona solo se lo mangio. Ma perché sentire in bomba, ma in realtà fuori si sente. Se lo tieni... Anche se lo tengo così, sentite tutti? Vedi? Aspetta, tu tienilo così, che lui alza dalla regia adesso. Se così? Perfetto. In discussione anche con sociologi, con psichiatri, insomma, con gli addetti ai lavori, comincia a venire fuori un'idea che a me spaventa addirittura. Sembra che, appunto, siccome siamo nell'era digitale, questi sono i nativi, come chiamiamo? Nativi digitali. Nativi digitali, insomma, sarebbe avvenuto, sarebbe in corso un cambiamento antropologico, ontologico così profondo da rendere l'umanità dei nostri figli completamente diversa da noi. C'è più niente da fare. Un cambiamento, come a dire che da Adamo ed Eva a Franco Nebrini più o meno l'uomo è sempre stato lo stesso. Dai figli di Franco Nebrini poi stiamo parlando di un'altra umanità, di una umanità diversa. Io a questo mi oppongo con tutte le mie forze. Se non guardate, non sono stupido, sembro, ma invece, cioè, non è che mi dovete dire guarda che le difficoltà di oggi sono diverse da quelle, sono cose che so, Mi ha fatto anche noi alla traccia il convegno, un corso genitori per cercare di capire questa questione dei nuovi social, dei telefonini, internet, eccetera, un corso di 4 serate dal titolo forse un po' più coraggioso del vostro. Il vostro cos'era? Hai detto? Non te lo dico più. No, l'hai detto prima, dillo. No. Educare i figli nell'era digitale. Didascalico. Il nostro era intitolato con una frase di Benedetto XVI che aveva deciso il consiglio. Internet, dono di Dio. Io l'ho completato ed il titolo è diventato Internet, dono di Dio, poteva tenerselo. E i genitori, giuro che hanno capito, si sono sentiti veramente interpretati nel loro disagio, nella loro fatica, poteva tenerselo. È già un casino tirare su tutti i figli, ci mancava solo il cellulare. Per dire che sono al corrente della fatica, delle diversità, del passaggio culturale, tutto quel che volete, ma non si può assecondare una menzogna così. Cioè, se c'è una verità, che anche proprio dal punto di vista dell'esperienza che faccio, che ho fatto di educatore, di padre, di insegnante, se c'è una verità è che il cuore dei nostri figli è uguale al nostro. Su questo, ragazzi, forse dovremmo difenderla con le armi, ma per me resta una verità assolutamente incontrovertibile. Sarà l'era digitale, ci saranno i cellulari, sarà quel che volete voi, ma il cuore dell'uomo, siccome lo fa Dio, è lo stesso ieri, oggi e sempre, e tra 1000 anni, tra 10.000 anni,
immaginando il mondo più perfetto, più tecnologico, più, i marziani, immaginate quel che volete, il cuore di un uomo sarà sempre fatto così, fatto per il bene, fatto per la bellezza, fatto per vivere cose grandi, fatto per un'attesa di compimento, se volete, di eternità e di infinito incrollabile. E allora almeno bisognerebbe cominciare a dire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di sfida educativa. Cos'è l'emergenza educativa? L'emergenza educativa è l'emergenza di un momento terribile, questo ve lo concedo, faticosissimo, certo, dove i nostri figli che vengono al mondo esattamente come noi fanno fatica a vedere nella testimonianza che diamo noi adulti ragioni sufficienti di speranza. Punto. Cosa voglio dire? Quando un po' di anni fa è stato pubblicato il mio primo libro, in realtà i miei libri li scrive un mio amico, ma riesco a far credere di farli io. No, il mio amico scrive le cose che io dico, quindi le cose sono mie, ho scritto invece di mio pugno la dedica di questo libro di padre in figlio edito da Lares, e la dedica recitava così, sono anzi tre dediche, vi leggo solo la prima. Ai miei genitori Dario e Clementina che mi hanno dato la vita, e dico sempre, se mi fossi fermato qui avrei detto una cosa giusta, vera, sono gratissimo ai miei genitori che mi hanno dato la vita. Ma avrei anche detto solo una mezza verità, perché i miei genitori, come tutti i genitori del mondo, non mi hanno dato solo la vita. Solo la vita, in senso biologico, la danno anche le capre, le galline e i pesci rossi. Gli uomini e le donne fanno un'altra cosa. Nel dar la vita, danno anche, comunicano anche un certo sentimento della vita. E così io ho scritto ai miei genitori Dario e Clementina che mi hanno dato la vita e con essa il sentimento della sua grandezza e positività. Io lo dicevo lì prima, lì dietro, se riuscissi a convincervi di questa cosa non avremmo sprecato la serata, mi basta riuscire a darvi un'idea di questa questione. Che quando parliamo di emergenza educativa o di educazione stiamo parlando di un dinamismo assicurato dalla natura. Educare non è un problema. Educare è un percorso, è un processo che la natura assicura. Nel senso che i bambini di tutto il mondo vengono al mondo con una cosa che li rende diversi appunto dal cane e dal gatto. Poi se siete cristiani chiamatela anima, se siete un po' più generalisti chiamatelo spirito, o se siete atei chiamatela natura, chiamatela come cavolo vi pare. C'è qualcosa nell'uomo che lo rende diverso dal cane e dal gatto, e cioè una invincibile attrattiva per il bene, per qualcosa di grande. Questa attrattiva l'essere umano fin dall'origine la vive, non è da insegnargliela, non è un problema insegnarla. Questo io l'ho capito, episodio che forse molti di voi, alcuni di voi conoscono già, ma ripetita iuvant anche per me. Non ero ancora sposato, ero insegnante alle prime armi, quando lessi un articolo sul Corriere della Sera, Corriere della Sera, pagina della scienza, né? Mica il bollettino del parroco o l'enciclica di Papa Francesco, pagina della scienza e Corriere della Sera, un neuropsichiatra infantile spiegava una cosa che forse adesso è assolutamente ovvia, ma allora non lo era, almeno a me sorprese, spiegava questa cosa, che per quel che lui aveva potuto constatare esercitando la professione, cioè da scienziato, diceva che un bambino che sta 9 mesi nella pancia di sua madre
e sua madre è contenta della vita. Un bambino che sta 9 mesi nella pancia di una donna contenta della vita, cioè, dico io, quarto di 10 figli di una donna contenta della vita, dico io, di una donna che canta, perché mia mamma cantava sempre. Diceva quell'articolo, un bambino così più facilmente verrà al mondo con un sentimento grande della vita, sentendo la vita come una cosa grande, buona, positiva. Un bambino che passasse 9 mesi nella pancia di una donna, perennemente incazzata, col marito che forse la tradisce, con l'altro figlio che c'è già, che poi ad un cane fa tribulare, o addirittura una donna che maledicesse quella stessa gravidanza, un bambino così molto più difficilmente sentirà la vita come un bene. Vi giuro, se andaste a casa stasera con quest'idea, riterei di avervi fatto un grande servizio, perché provate a pensarci. Sembra ovvio, però proviamo a tirare giù 2 o 3 conseguenze veloci di questa affermazione incredibile. Quella donna con un bambino in pancia, secondo voi, c'è il problema di educarlo? Cosa gli può insegnare? Niente. O meglio, se vedessimo una donna che parla col bambino e gli dice: mi raccomando, non sei grande a mangiare a tavola, non mettere i gomiti sul tavolo e le dita nel naso, che fa schifo, e poi e saluta la zia quando... È da far vedere da uno bravo, no? Cosa fa una donna che aspetta un bimbo? Vive la sua vita di donna, di moglie, di lavoratrice, di... E quel bambino, non c'è bisogno di insegnargli che deve diventare grande. Non lo sa, non sa come succede, ma diventa grande. Nel corpo, perché assimila lì tutta la questione, insomma mangia, si nutre e diventa grande. Ma anche nello spirito. Se ha ragione quel neuropsichiatra, quel bambino a 9 mesi, quando viene alla luce, ha già imparato da sua madre la cosa più importante della vita, ma veramente la più importante, eh? E cioè un certo sentimento della vita. Ma immaginate cosa succede dopo quando esce. Esce e comincia davvero a guardarsi in giro, apre gli occhi, comincia a sentire. Quel bambino di cui diciamo non capisce niente? Cavolo. Cavolo. Non capisce un cavolo, sta capendo tutto quello che gli serve per vivere. Certo, da un certo punto di vista non capisce, non è ancora l'età, cioè non è consapevole il processo che accade in lui, ma viva Dio se accade o no. Tant'è vero che sembra scemo, almeno i miei sono sempre sembrati un po' scemi, e poi improvvisamente a 2 anni e mezzo o 3, anche a 4, ma a me succede niente. A un certo momento parlano. Non precipitatevi dal logopedista a quando il bambino ha 13 mesi perché non parla inglese, viva Dio, è un momento. Allora, viene il momento che quasi dalla sera alla mattina, almeno il mio ha fatto così, improvvisamente tirano fuori, non parlavano il giorno prima, te tirano fuori un vocabolario che rimane, ma quando l'hanno imparato, ascoltavano e imparavano. Ma è niente il linguaggio, è niente l'inglese, è niente tutto, perché il contenuto vero dell'educazione è che abbiano una speranza sufficiente per vivere, per non buttarsi sotto un treno o sognare di farlo a 15 anni, per non andare a buttare nel cesso la vita a 14 tutti i sabati sera. Si capisce o non si capisce? Se è vero, e credo che sia vero, il problema educativo non sono mica loro, siamo noi. Punto. Se non si comincia a dire la verità, se non si comincia a amare la verità più dei nostri pregiudizi, più delle nostre convenienze, perché tante volte conviene dire che è colpa della società, colpa dei preti, colpa della famiglia, colpa della scuola, e non assumersi la responsabilità
questa responsabilità che tuo figlio da quando è stato concepito ti guarda, guarda te mamma e guarda te papà, e che tu voglia o no, altra legge fondamentale, non è che potete scegliere se educare o no, non è che è una scelta, non è che possiamo dividerci qui adesso, dico allora facciamo così, a destra tutti quelli che hanno intenzione di educare, a sinistra quelli che se ne sbattono i coglioni. Non funziona, perché anche quelli che dicessero io non sono né madre né... magari c'è qui qualcuno che dice volevo andare a un corso di taglio e cucito e invece sono finito qui con questo che parla, e dicesse una signora lì tra voi scusi professore vado via perché non sono suora, non sono madre e non sono professoressa, con l'educazione non c'entro, io le direi scusi ti ha qui che ci fa bene anche a lei, cosa fa di mestiere? La commessa, ma lei ha capito che per 8 ore facendo la commessa educa un popolo, ma lo sa che c'è modo e modo di salutare un cliente, di aiutare una vecchietta che fa fatica a tirare sulla spesa, di dare il resto, di pulire se è caduto una macchia di sugo invece che far ammazzare i clienti, ma non è mia competenza, eccetera eccetera. Lei educa vivendo. Gli uomini educano perché ci sono, educano perché ci sono, viva Dio, perché vivono, e questo è inevitabile, non lo puoi decidere o no, non lo puoi scegliere. Certo, il prete piuttosto che il professore, piuttosto che il genitore, di questa responsabilità che è di tutti, che è dell'uomo in quanto tale, fa addirittura una professione, il mestiere dell'educatore. Ma tutti educhiamo, e tutti educhiamo assecondando questo processo naturale, per cui i bambini ci guardano e nel guardarci acquisiscono da noi, imparano, assimilano, mi viene da dire per osmosi, un certo sentimento della vita. Tutto il resto sono palle, cioè sono problemi veri, ma se non si parte da qui non ne veniamo fuori. Andrete a fare discussioni di tutte le salse, di tutti i tipi, leggerete libri, farete convegni e non ne uscirete, perché l'educazione comincia prendendo consapevolezza di questo, che tuo figlio da quando è in pancia alla mamma, a maggior ragione quando viene al mondo, anche se sembra che non capisca niente, capisce tutto. Anzi, vorrebbe, desidera disperatamente capire una cosa sola. E qui devo raccontarvi necessariamente l'altro aneddoto che ha segnato proprio la mia vita di figlio, di educatore, che è stato quando mio figlio, io ho 4 figli maschi, Dio mi ha benedetto anche in questo, se volete poi, ma le donne lo sanno benissimo. 4 figli maschi è stato facile, dai. Figli maschi possono uccidere, possono lottare alla sera facendosi del male, cioè versando il sangue, al mattino dopo fanno colazione e non se lo ricordano neanche. 2 femmine possono rimproverarti 26 anni dopo che non le hai salutate, e questo rende le cose un po' più difficili, ma va bene. Detto ciò, avevo mio figlio di 5-6 anni, il primo, quindi alto quanto un tavolo, episodio che racconto sempre, me lo sono proprio fissato, perché lì, quel giorno, io sono nato come educatore. L'avevo già vissuto, perché mio padre e mia madre erano così, ma non ne avevo preso consapevolezza. Quel giorno lì, una domenica, stavo correggendo i temi, e naturalmente, come ogni professore sa, correggere i temi dopo pranzo la domenica è un narcotico bestiale, però ti continui a pisolarti, poi ti svegli che perché ti viene nascosta di adrenalina, e in uno di questi risvegli potevo essermi appisolato anche per qualche minuto, cioè mio proprio mi sveglio, e come fosse qui al lato del tavolo c'è mio figlio Stefano che mi guarda. E io lo guardo come a dire, cosa c'è?
cioè di cose hai bisogno, il bambino cerca proprio la mamma, perché proprio qualcosa, no? E lo guardo con aria interrogativa, non mi dice niente. Lo fisso, come a dire, allora, cioè, cosa c'è? Ma non parlo, eh? Lo fisso, lo rifisso, e lui mi fa un sorriso incredibile. E lì sono stato tramortito, veramente tramortito, questa intuizione. Che mio figlio, accostando suo padre, guardando suo padre, per tutto il problema della vita è guardare, direbbe Dante. Mio figlio, guardando suo padre, in quel caso suo padre al lavoro, io mi sono sentito in quello sguardo percuotere, ma fino a ferirmi, da una domanda. Cioè, in quello sguardo mi sono sentito fare da mio figlio una domanda che non poteva essere esplicita a quell'età, ma certamente era quella. La domanda che poteva suonare così: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. L'educazione comincia, prima non è neanche cominciata. L'educazione comincia quando un adulto prende coscienza di questo. Che tuo figlio che ti guarda, ti guardi dalla pancia della donna, ti guardi quando lo porti a casa dall'ospedale che pesa 3,5 kg e non fa altro che fare il suo mestiere. Come diceva mio nonno, i bambini cosa fanno di mestiere? Nana, papa, caca. Sono le tre cose che fanno. La terza è quantità industriale e comprensibile. E non per forza in questo ordine, però. Sì, sì, sì. L'ordine è questo. Il bambino fa il suo mestiere, e cioè ti guarda sempre. Anche quando è in giro per casa e comincia a gattonare, e te continui a dire, non capisce, verrà il giorno in cui lo educherò, dicono certe mamme. Non vedo l'ora di leggere le orali. L'ho sentito dire con le mie orecchie. L'ho fatta arrestare, cioè, ho chiamato qualcuno che salvasse il figlio immediatamente. Quel bambino che gattona per casa e che di cui credi di esserti liberato quando finalmente si è appisolato nella culla nell'altra stanza, salvo che non si sa perché quando lasci la famiglia scoppia a piangere ed è ritorno. Quel bambino lì si sta facendo il bambino, sta diventando un uomo e sta vivendo dell'aria che respira. L'aria che respira, io dico sempre che il segreto di una scuola non è la genialità di Nicola o di Giacomo, la forza di una scuola è l'aria che si respira. L'aria che si respira è buona, cioè è educativa, fa crescere, è determinata dagli adulti che ci vivono. Il bambino nella culla mentre dorme sta respirando l'aria che crea, che generano il papà, la mamma, gli adulti che ci sono intorno, la realtà che c'è. Si capisce? Sì. Perché la tua domanda sulla realtà ha la sua radice qui. Il problema della vita non è insegnare ai bambini delle cose. Il problema della vita è insegnare ai bambini a stare davanti alla realtà, alla vita, alle cose, alla realtà così com'è, viva Dio. Ti posso anche fare una domanda? Se scusate, ti interrompo. Erano su questo. Sì, non si ripete più. Hai ragione. Mi permetto. No, ci hai detto che educare non si sceglie e che è una responsabilità. Volevo chiederti se mi aiuti, ci aiuti un secondo a approfondire questa questione, perché fin qua è tutto chiaro, però stavo riflettendo mentre parlavi su questa questione che ci hai detto e mi viene da dire, mi sembra che però manchi un pezzo, correggimi, okay. È una responsabilità, vero? Però a me viene anche da dire, quando vivo, quando educo, io che cosa sto... cioè io servo qualcosa, qualcuno quando educo. Ho un rispetto per quello che ho davanti, che non è come ce l'ho in mente io, non è come dovrebbe essere, è fatto proprio così.
con tutto quello che ha, con tutti i guai che ha, con la storia che ha, con i limiti che ha, le eccellenze che ha, i pregi che ha. Allora, è una responsabilità sicuramente, ma adesso non ti sto chiedendo come educare, però mi sembra che forse potresti aiutarci a fare un passo ulteriore su questo punto. Bastava che mi lasciassi finire. E sono quando... No, capito la questione. E in effetti arrivavo dunque. Se è come sto dicendo, se l'educazione è quella cosa che ho descritto, la parola forse che la definisce meglio è la parola testimonianza. L'educazione è una testimonianza. Noi invece, e qui ditemi se esagero, anzi so che esagero, ma perché per amor di brevità, non possiamo star qui fino a domani, per amor di brevità rischio di essere un po' rozzo, un po' grossolano, però noi confondiamo l'educazione invece che con una testimonianza, con un travaso. Cioè, l'educazione consisterebbe sostanzialmente nel passaggio di alcune idee importantissime, bellissime, verissime, dalla testa dell'adulto, piena di cose nobilissime, alla testa presumibilmente vuota del figlio, se parlo dei genitori. E nel caso dei genitori saranno i comportamenti, i valori, mi raccomando, che lui non ha, perché fa il contrario, con lo stronzo, e deve imparare ad essere un uomo. Nel caso degli insegnanti saranno le discipline, lui non le sa, io le so. Si tratta di la legge di Archimede, è quella lì che tiri e va giù il vino da solo. Non lo so, abbiamo dei fisici in sala. Cos'è? È una legge fisica. Ecco, la legge dei vasi comunicanti. Il problema è travasare le cose grandi e bellissime che io conosco nella testa di quello lì che non le sa. Se è un prete, invece che inglese e scienze, saranno il dogma, i diritti, la liturgia, Gesù, Giuseppe, Maria, tutte le cose importanti dei preti. Ma c'è sempre qualcosa da travasare nella testa del bambino, del figlio, dell'alunno, del bambino catechismo. Ma questo non funziona, non ha mai funzionato. È una palla, solo che la prendiamo tutti per vera. O meglio, nessuno direbbe così, ma tutti ci comportiamo così, come se il problema dell'educazione fosse convincere il figlio, l'alunno, il ragazzino all'oratorio di qualcosa. Non è così. Non è così. L'educazione è all'inverso. È che te vivi una cosa così grande che fai crepare di invidia il figlio, che siccome ti guarda sempre, anche quando sembra che non lo faccia, ti guarda disperatamente, e il 99% di quei comportamenti che chiamiamo cattivi, ribelli, assurdi, da delinquenti, ingrati, stronzi, eccetera, non sono altro che una disperata domanda di bene, di bene. L'educazione è all'inverso, lui ti guarda e il problema educativo è cosa vede? Tu, papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Ragazzi, ma per assicurare il mio figlio che valeva la pena venire al mondo, secondo voi, come devo fare? Gli posso fare dei discorsi? Gli posso leggere la Bibbia? Gli dico, l'ha detto anche Papa Francesco? Gli dico, cosa gli devo dire? E tutti i nostri figli disperatamente ci guardano così. Ma io da quel giorno lì, vi giuro, non sono più neanche riuscito a entrare in classe senza sentire 30 sguardi che mi chiedevano questo. Lo sapessero o no? Lo sapessero o no? Allora, prima parte della risposta, l'educazione è una testimonianza. Dico sempre, il mio slogan preferito è ringrazierò per l'eternità mio padre di una cosa. Si è occupato della sua santità, non della mia.
non aveva il problema di rendermi santo, aveva il problema di essere santo, non aveva il problema di farmi pregare, pregava, non aveva il problema di insegnarmi i valori, li viveva. Si capisce la differenza o no? Si capisce. Quando mio padre entrava, guardate, è un ricordo, sono ricordi in cui sono legatissimi, fanno anche piangere un po', adesso che sono vecchio, ma eravamo, noi vivevamo in un appartamento di 61 metri quadrati, in 10 figli, e papà e la mamma. C'era la camera, il più piccolino nel lettone naturalmente, e noi sei maschi, gli altri sei maschi, in una stanza piccolissima con due letti a castello di tre piani, tre di qua e tre di là, fine. C'era mica posto per gli armadi. La mamma teneva i vestiti nei sacchi dietro la porta. Poi c'era la camera delle tre principesse dove non si poteva nemmeno gettare lo sguardo, pena la perdita dell'occhio immediata. Tabù. Non ho mai visto la stanza delle mie sorelle. Perché era peccato mortale, ma non vederla, desiderare di vederla. Cioè, proprio una roba. Ma noi sei maschi, figuratevi, alla sera, tridere, tridere, indiani e soldati, banditi e poliziotti, cioè, guerre, cucini, lotte, un casino veramente. Ma quando entrava mio padre, la cosa che mi impressionava tanto allora, ma ho capito dopo il valore e mi impressiona ancora di più, che mio padre non entrava per farci pregare, entrava già malato di sclerosi multipla, appoggiato su un bastone. Appoggiato al bastone si metteva in ginocchio e pregava. Ma giuro, non diceva basta, adesso si prega. Non diceva niente. Ma se tu a 5 anni, o a 8 anni, o a 10 anni, vedi tuo padre malato, che per te è il più grande uomo della terra, dopo vi dico il perché, lo vedi mettersi in ginocchio, te ti viene su un sentimento di Dio inevitabile. Cioè ti viene su la domanda, ma chi è che merita mio padre in ginocchio? Che grande deve essere uno di fronte a cui mio padre si inginocchia? Perché mio padre per me era l'uomo più grande della terra. Per tutto il paese era lo sfigato del paese, naturalmente. 10 figli, sclerosi multipla e povero in canna veramente. Non proprio la fame, ma insomma, qualche sera con l'appetito, via, me la ricordo. E io desideravo essere come mio padre. Il ricordo più chiaro che ho del rapporto con mio papà è che volevo essere come lui. Ma perché? Per una ragione semplice che non sapevo e che so oggi. Perché mio padre, che non sapeva parlare italiano, parlava solo bergamasco, che non sapeva niente di tutte quelle cose di cui le mamme oggi ritengono di importanza capitale, non sapeva nessuna di quelle cose, ma sapeva vivere. Cioè, mio padre, io sentivo che sapeva perché vale la pena venire al mondo. Sapeva del bene e del male, della vita e della morte, della gioia, del dolore, della verità, dell'amore. Sapeva tutte le cose necessarie per vivere. Il resto, hai vissuto benissimo lo stesso. Noi quella cosa lì la diamo per scontata e poi abbiamo il problema della performance scolastica. Invece l'educazione è questa testimonianza. E aggiungo l'ultimo pezzo della risposta allora, che è già la risposta anche alla seconda domanda. Se è una testimonianza, se è solo una testimonianza e non la pretesa di travasare qualcosa nella testa dei figli, vuol dire che ha come atteggiamento fondamentale, come criterio, un perdono. Ecco, il sinonimo dell'educazione per me è la parola misericordia. Perché misericordia cosa vuol dire? Misericordia vuol dire amore, vuol dire che amo l'altro prima che sia come secondo me dovrebbe essere. In questo sta l'amore, dice, credo, San Giovanni.
che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Basta. Portatevi a casa questa regoletta e comincerete a educare per tutti i nostri figli, e noi per primi, se ci pensiamo. Stiamo in piedi solo per una cosa: guardate che non c'è niente nella vita che tenga in piedi se non questa, essere perdonati. Essere perdonati vuol dire essere amati a gratis. C'è qualcuno qui che può alzarsi e dire: io ho meritato l'amore di mia moglie? Uno. Meritato cosa? Ma io mi viene da piangere ancora adesso al pensiero che quella ragazza bellissima ha una merdaccia come me, a 23 anni, sull'altare, vestita di bianco, in mezzo agli amici, ha detto: io ti perdono. Cioè, io do la vita per te. Non so bene come e perché, ma io do la vita per te. Io mi chiedo ancora, dopo 38 anni di matrimonio, come cazzo ho fatto? Ma soprattutto, come ho fatto a resistere dopo? Perché fino a lì potevo anche averla imbrogliata un po'. Ma poi ha visto la merdaccia che ero, ed è rimasta. Se non si capisce questo, dell'educazione non dobbiamo capire. L'unico problema dei ragazzi, dei figli, degli alunni, qual è? Perché sta male? Perché soffrono così tanto? Per questa ragione, perché non vanno mai bene a nessuno. Perché non sono andati bene alla suora, alla maestra, al papà, alla mamma, al prof, all'amorosa. Non vanno bene a nessuno. Non c'è un cane che darebbe la vita per loro adesso. Per la formula dell'amore, in senso privilegiato del cristianesimo, ma credo che sia anche un dato naturale, l'amore è esattamente questo. Non c'è un altro modo di amare. Amare vuol dire: io darei la vita per te. No, così fa specie. Mi guardare lo voglio. Io darei la vita per te adesso. Io sentivo che mio papà mi guardava e poteva anche avere tanto da correggere, ma avrebbe dato la vita per me adesso. Il tutto il cristianesimo, tutta la grandezza dell'uomo è adesso. Capaci tutti, io darei la vita per te se tu. Perché poi, tra l'altro, pensateci un momento, ma la formula, cioè, quando noi vogliamo bene i nostri figli non recepiscono un atto d'amore. Chiedetevi perché, chiediamoci perché. Mariti e mogli alla sera mi sentono i bambini, provate una volta l'anno a dirvi: scusa Maria, ma sei sicuro di voler bene ai figli? Certo che la risposta è sì, lo so, ma facciamola meglio: siamo sicuri di essere capaci di dire ai figli ti voglio bene? Perché capiscono il contrario di stronzi e ci contesta, va sul casino, perché non capiscono che ti vogliamo bene? Ma credo per una ragione semplice: perché il nostro modo di dirglielo in realtà a loro arriva non come affetto, ma in un'altra forma, che potrebbe essere detta così: caro Mario, io e il papà, certo che ti vogliamo bene, Dio buono, sono la tua mamma e il papà, quanti sacrifici abbiamo fatto per ma certo che ti vogliamo bene, ma quanto bene ti vorremmo, quanto bene ti potremmo volere, io e il papà, se tu. E poi uno scopre, girando il mondo, è una scoperta veramente che vi posso firmare con sangue, che tutte le mamme del mondo, in Sierra Leone, in Giappone, in Kazakistan, a Chicago, porti dove sono stato, ho appurato, tutte le donne del mondo, incredibilmente, diversissime in tutto, su questo sono tutte d'accordo. La frase più o meno la finiscono così: quanto bene ti potremmo volere io e papà se tu prendessi almeno la sufficienza di tutte le materie del brutto stronzo che è da quando hai 6 anni che la maestra dice che hai le capacità ma non ti impegni. Grosso modo, la formula universale dell'amore della mamma è questo. Ma se un bambino da 6 anni e 18 si sente così, vuol dire che è ricattato per 12 anni.
uno ricattato per 12 anni, a un certo punto Galafopeva non ce la fa più. L'educazione è una misericordia, cioè l'affermazione del valore. Esempio, poi la pianto, quarta elementare, c'è un bambino, quelli veramente difficili, ha una famiglia disastrata, sono un casino, e la maestra fa proprio fatica a tenerlo, uno di quelli che ti farebbero dire leviamocelo dalle scatole, non se ne parli più, tutti i giorni, una fatica proprio. Posso dirlo? Uno di quei bambini che fanno nascere quello che io ritengo un reato, o meglio, proporrei fosse considerato un reato che prevede l'arresto immediato di chi lo compie, cioè bambini che provocano la costituzione del gruppo di WhatsApp delle mamme della classe, che credo sia da fissare come reato penalmente perseguibile, cioè le donne che costituiscono in galera per 48 ore, almeno si perpetrano delitti educativi e morali in quei gruppi di WhatsApp che non avete idea. Chiuso la parentesi. Bambino quindi difficile, quarta elementare, visita scolastica del ditta scolastica della Venezia, San Marco. Sapete che dietro l'altare di San Marco c'è la pala d'oro, questo gioiello grande come quel tavolone lì, immenso, tutto d'oro massiccio, cesellato, scolpito, una roba, diamanti, gioiello, tutto, una roba data. La classe si schiera lì, c'era la tenda, arriva un prete che fa la guida, vrum, tira la tenda e compare sta cosa, che fa veramente mancare il fiato, non so se l'avete vista, i bambini figuratevi, gli occhi fuori dalla testa così, e lui, dando voce a tutta la classe, a un certo punto dice, ma quanto vale? Il prete, un genio educativo, sono andato a ringraziarlo con le lacrime agli occhi, il prete, come se fosse la cosa più normale del mondo, gli dice, guarda, non lo so, vedete, ci sono tutti questi gioielli, l'oro da solo è praticamente, ha un valore incalcolabile, infinito, nessun uomo può immaginare quanto può valere, però una cosa la so, e dice al bambino pestifero che ha fatto la domanda, tu vali di più. Quel bambino, ve lo giuro, fatevela raccontare dalla mia direttrice, quel bambino per una settimana non era più lui. La mamma ci telefonò al mattino per sapere se gli avevamo fatto in vena qualche trattamento drastico per portare a compimento la gita. Non lo riconosceva, ma vi giuro, cioè, un bambino che diventa educato, che è durato una settimana. Ma che cosa era accaduto? Un uomo, un adulto, gli aveva detto, tu vali. Non gli aveva prima chiesto, hai smesso di dire bugie, non tratti più male la mamma, hai fatto i compiti, hai studiato, hai fatto tutto quello che tutti sanno che non fa. Prima gli ha detto, tu vali di più. E questa affermazione di valore gli permette di provare a essere buono. Bisogna essere molto felici per provare a essere buoni. Quella cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda, direbbe Dante. Ecco, tutta l'educazione si concentra qui, nella responsabilità davanti a una generazione che anche quando vai per strada ti guarda. Guarda te adulto chiedendoti, dammi una ragione per obbedirti, per venirti dietro. Dimmi perché vale la pena essere venuti al mondo. E quindi ti chiede una testimonianza, occupati della tua santità e ti occuperai anche della loro. Tu devi correre nella vita con lo sguardo buttato con la coda dell'occhio ai figli, come a dire ragazzi, fate quello che vi pare, io corro, io vado, io vivo. Voi vedete un po'. Mi colpì molto quando i miei quattro figli ormai grandi
a tavola chiesi loro: ragazzi, ma vi ricordate una cosa che il papà vi abbia detto quando eravate piccoli con particolare insistenza? Vi ricordate un suggerimento, una preoccupazione che vi ho comunicato con più, fatto un quarto d'ora di discussione, con un po' di vergogna, mi hanno detto, vergogna mia, mi hanno detto: ma sai che forse la cosa che ci hai detto di più è fate quel caso che vi pare. L'ha detta così. E io ho detto: ma no, non è possibile. Non è... E il secondo, quello più sgamato, dice: no papà, te lo devi ricordare che ci hai sempre fregato così. Perché che bello, se tu ci avessi detto fate A, che bello sarebbe stato fare B, come tutti. E invece no, tu ci dicevi io faccio A, io farei A, perché è bello questo bene, perché sono contento con la mamma a far così. Voi vedete un po', voi fate quel che vi pare. In questo modo ci hai sempre fregato, perché poi discutendo tra noi ci toccava dire: da c'è ragione il papà, dai, cosa c'è di meglio? Nel paragone con quel che vedevamo in giro, vincevi tu. Guardate, non lo dico per vanto, ma riuscire a farti così con i figli quando hanno 30 anni vuol dire che ci ho azzeccato in qualcosa. Ecco, vorrei dire che il segreto è questo. Il problema, il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. Se hai il problema, sei parte del problema. Se invece corri nella vita, tuo figlio che non è cieco e ti guarda sempre, imparerà, capirà, sbaglierà. Sbaglierà in una stima che bisogna avere per la libertà infinita. Niente garanzia di risultati, niente automatismi. La libertà è una cosa seria. Lo stesso padre e la stessa madre che danno testimonianza grande della loro gioia, della loro riuscita nella vita, possono avere figli di un tipo, di un altro, o tutte e due insieme, che è ancora più incomprensibile, ma noi non possiamo fare altro che questo, testimoniare la nostra felicità e offrirla ai figli come testimonianza, non come pretesa. Dovete essere diversi da quello che siete. Estendiamo un velo pietoso sull'abbassamento degli ideali. Se meriterebbe forse un'altra serata, te la butto lì, visto che siete gente di scuola, ma basta con questa tortura. Perché anche una volta le mamme massacravano un po' sulla storia della scuola, ma potevano permetterselo perché il massacro vero ai figli gli rompeva le balle su cose più, almeno su cose più alte. Che adesso tutto il valore dei figli sia la performance scolastica, state attente mamme, è più una malattia delle mamme che dei papà, i quali peraltro hanno una responsabilità enorme, è l'assenza dei padri che fa debordare le madri, e quindi 50-50, uomini non vantatevi troppo, ma le mamme veramente debordano in un modo scandaloso. Per cui il valore del figlio è la riuscita scolastica. Ma chi l'ha detto? Ma si può ancora fare gli imbiacchini, meccanici, cuochi, gommisti con dignità e avendo un valore nella vita? Oppure devono per forza fare il classico e poi l'ingegneria gestionale e poi andare a lavorare alla Apple per prendere 6.000 euro al mese, se no sono delle merde, se no sono dei falliti. Piantiamolo almeno di prenderli in giro, perché avete presente come si fa, almeno qui da noi l'ambiente è ancora abbastanza cattolico, te fino alla terza media gli rompi, gli massacri, ma che bisogna essere buoni, generosi, i bambini dell'Africa, poverini che non hanno a mangiare, e poi se gli soldi che schifo, la carriera, una merda, cioè noi siamo per la povertà, i valori, tutti gli uomini sono fratelli, tutti cinesi, gialli, tutti clandestini, non clandestini, cioè un dottrinone più finito di fede, speranza e carità, tutti uguali, tutti fratelli. Poi il figlio fa l'orientamento, arriva a casa: mamma, papà, che bello, ho fatto l'orientamento, prof, Nicola, sai cosa abbiamo scoperto insieme? Che farò il meccanico. Gelo. Il giorno dopo, papà e mamma in analisi.
per sapere dove hanno sbagliato. E il figlio che... E loro gli dicono, ma no, 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 non è possibile, non fa più nessuno un meccanico, lo fanno sempre la dia adesso, i meccanico. E poi non si può dare più una volta. Non avrai mai i soldi per sposarti e non ci si può sposare se prima non hai costruito la casa, ma non la tua, quella dei figli che avrai. Perché, e come farai? E il figlio ti guarda, dice, ma papà e la mamma, quest'estate hanno cambiato religione, cioè tutto quello che mi avete insegnato io prima, ma mi avete preso per il culo, che cosa? Ma non abbiamo parlato fino a giugno di appunto fratellanza universale, viva la povertà, facciamo i sacrifici, poveri neri. Ma adesso, e io dico, è un esempio cretino, un esempio cretino, ma la facciamo troppo facile. La facciamo troppo facile dire che loro sono i delinquenti, gli stronzi, gli ingrati. Guardate che guardano queste cose, vivono di queste cose. Allora, se avessero due genitori che pensano alla loro santità, di se stessi e non a quella dei figli, e fossero veramente contenti della vita, ma contenti davvero, questa è l'unica cosa di cui hanno bisogno. Il resto scelgono, sceglieranno, sbaglieranno, ma lasciateli correre. Lasciateli correre e voi, noi dobbiamo solo offrire, nel caso che sbaglino, la possibilità del ritorno. Basta. Cioè la misericordia. La parola del figlio prodigo è interessante per questo. Il padre gli dà i soldi a quello stronzo che dice, papà dammi la parte dei beni che mi spetta, che se me lo dice mio figlio lo uccido, cioè lo pitturo sul muro, lo sbaglio. Ti spetta cosa, porco demonio? Ho pieno di debiti fino a ieri per tirarti grande la parte dei beni che mi spetta. Calci nel culo ti spetta. E invece quello lì del Vangelo gli dà i soldi. Dammi la parte dei beni che mi spetta, che gli dà. E sa che andrà a buttare in eccesso, a buttare via la vita. Ma non può farci niente. Dio, non può farci niente, figuratevi noi. Cosa fa Dio? Cosa fa il padre? Il genitore garantisce il ritorno, cioè c'è sulla casa, pensate, no, avete presente la Vangelo, quel padre che tutte le mattine alle prime luci dell'alba sul tetto della casa, alla finestra più alta, a scrutare l'orizzonte, dice non tornerà, non è che se ne frega, non è che l'ha lasciato andare perché ha detto vabbè, tanto ce n'è un altro. No, tutte le mattine col cuore a pezzi, pensando a quel figlio che butta via la vita, a scrutare l'orizzonte dicendo, Madonna, speriamo che torni. Maria avrà detto alla moglie, diciamo rosario insieme, preghiamo la Madonna, che torni perché questa è la sua casa, qui c'è il bene per lui. Questo è l'adulto, non quello che gli dice, ah sì, vuoi andare a buttare nel cesso la vita? Qui. Chiudo a chiave, soluzione autoritaria in volo tempo. Chiudo a chiave tutto e te non ti muovi di qui. Risultato, naturalmente. Ma adesso è più in voga da anni l'altra soluzione, quella del papà, come si dice, americano, no? Come ti capisco, figlio mio? Sono stato giovane anch'io. Vatti 5, campione, tutta. Vengo anch'io, dai, che ti faccio compagnia, ti tengo d'occhio, ma poi anche una botta di gioventù che per me mangia fuori tutto e va col figlio. Solo che la situazione è terribile dei nostri figli, adesso è questa. Sono andati. E si sono anche ravveduti, magari, incontrando un certo professore, un certo amico, un certo... E hanno fatto il ragionamento del figlio prodigo, che coglione sono stato, ho fame e non ho di che mangiare, e nella casa di mio padre anche i servi hanno il pane e io sono qui con i porci, ho sbagliato tutto, mi alzerò, tornerò e gli dirò padre, tutto convinto, ci pensa solo tutta la notte, dice, sì, ho sbagliato, devo tornare. Si alza al mattino presto, pronto a partire, si tira via la merda di dosso, si pulisce un attimo, si mette in ordine, bastone, sta per partire, gli scappa l'occhio, suo padre è lì, con lui, con i porci. Non c'è una casa dove tornare, quello si ammazza. Ragazzi,
i suicidi dei giovani. No, sto dicendo che colpa i genitori, ma i suicidi dei giovani, il loro star male, il loro odiarsi, il loro farsi del male, anoressia, bulimia, quella che si tagliano, tutti questi fenomeni di difesa dalla realtà, dalla vita, nascono da qui, che non li ha mai perdonati nessuno, e perciò non hanno una casa dove tornare. Lo dico, ma capisco, insomma, non vorrei offendervi, non vorrei ferirvi, ma socialmente il fenomeno è questo. E ho finito. Allora vuol dire che l'adulto è quello che non solo è una casa dove tornare, ma per essere una casa dove tuo figlio può tornare, devi averla tu una casa dove tornare. Di che certezza vivi? Cos'è che ti rende lieto? Dio buono, ma sapete che i nostri figli hanno solo bisogno di genitori contenti? E ne hanno pochissimi, ne vedono pochissimi di adulti contenti. Pochissimi, contenti davvero, contenti della propria vita, della vocazione, del fatto che le cose esistono. E soprattutto contenti del fatto che loro ci sono. Ci vuole tanto. Ma lo stesso con i professori. È vero che qui insegnanti ma non ci si apparecchi, ma è vero o no quello che sto dicendo? Io dopo 40 anni vi giuro che è vero, che te prendi una classe nuova e c'è questo fenomeno incredibile che non ti hanno ancora visto, te non li hai ancora visti, il presidente ha detto quest'anno hai la prima C e sei fuori dalla porta con la maniglia in mano e di là la giungla, urla, grida, banchi, l'osti, un casino. E te decidi in quell'istante lì, prima di entrare, che cosa accadrà per tutto l'anno. Perché puoi entrare in due modi. Uno è puttana Eva, bastardo di un preside. Gliel'avevo detto che questa classe di merda non la volevo. È piena lì, lo so, me l'hanno detto i colleghi, sono maniche di coglioni, non sanno nulla. Poi fai anche la brava professoressina che fa il suo dovere, né? Apri la porta, buongiorno ragazzi, sono la vostra nuova. Ma quelli che li odi lo sanno, è andata, non li recuperi più se non convertendoti. Perché loro quando eri fuori dalla porta, non so come fanno, ma hanno sentito tutte le maledizioni del mondo. Viceversa, c'è un insegnante che dice puttana Eva sarà dura anche quest'anno. La classe è dura per tutti. Però sono i miei. Dio me li ha dati, guai a chi li tocca. Fino all'ultimo giorno, dell'ultima ora, sono miei. E io ci voglio provare. Sono miei. Voglio dare la vita per loro. Tu, in quella classe lì, se sei così, puoi entrare anche incazzato, non hai dormito, i figli ti hanno fatto il cellulare, è il primo che fa qualcosa, nota, boia, duca. Ma loro sanno che darai la vita per loro. E anche le più capre impareranno cose incredibili. Insegnerai l'inglese anche alle pietre. E impareranno matematica i più, capito? Perché il collante dell'apprendimento vuol dire appiccicamento, attaccarsi, apprendere, è un amore, è una stima, è un perdono. Basta. Se impariamo a far così, secondo me abbiamo risolto. E all'ultima domanda, quella di mezzo, scuola famiglia, ho già risposto. Cioè la famiglia è in crisi nera, la scuola è in crisi. Mettiamoci anche la Chiesa, crisi anche quella, cosa facciamo? L'alleanza scuola-famiglia. Cioè, è come fare l'associazione dei moribondi. Cioè, no, non è che se scuola e faccia due moribondi nella stessa camera e se scambia la canetta del gas, sta più meglio, eh? Cioè, io basta, io non voglio più sapere di patti, alleanze, le carte, l'accordo, tutte queste fregnate, ma dove? Ma dove che la famiglia non c'è? Metà dei miei alunni la famiglia non ce l'ha, o ce l'ha sfasciata. L'altra metà sono di sette colori, del Senegal, del Singapore, del Perù, e di lì famiglia. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è una possibilità soltanto, io mi permetto di lanciare lo slogan, è il tempo della persona. Qui non è questione
di chi di voi ha una famiglia, se c'è è meglio, viva Dio, certo, o so bene. Ma perfino la scuola cattolica, la mia, già da 10 anni dicevo in giro ai miei insegnanti, ragazzi, noi siamo cattolici per la famiglia, per l'amor di Dio, vai a chi la tocca. Ma guardate che la metà dei nostri ragazzi vanno difesi dalle loro famiglie. Oggi se l'aprissi, se avessi le forze, non apro più una scuola, apro un collegio e vado di notte con la scala a favorire la fuga da casa per salvare la pelle a questi poveri ragazzi. Mi spiego? Allora, insomma, mi sembra che questi patti e queste alleanze tra istituzioni moribonde siano parole vuote, infatti la situazione peggiora. A che cosa ci si può appellare? Alla persona, a te, ma proprio bisognerebbe che qualcuno o tutti qui dentro dicessimo, dopo le cose che abbiamo detto, se siete d'accordo, e si potesse dire qualcosa tipo, allora chi ci sta? Io e tutti. Siete qui in quanti? 380. 380 adulti che da domani mattina fossero contenti della vita. Vi giuro che in un paese, in una cittadina come dove siamo qui, Serena, si vedono, ve lo giuro, scommetto tutto quello che volete, 380 adulti che improvvisamente cantassero, secondo voi non si vedono? 380 che domani mattina, invece che porca troia piove, governo l'altro le tasse, fanculo direttore, merda mi tocca lavorare, più o meno l'inizio della giornata di tutti, cantassero, vi giuro che a Seregno, dopo domani, anzi domani sera, i ragazzi, i 14enni, quelli che si fanno le canne sulle panchine del parco, comincerebbero a dirsi, te ma non hai visto Marco Vitra, è passato il portino, ma ha salutato. Invece di dirmi, un altro direbbe, ma sei che è capitato anche a me? Oggi ho incontrato una suora, sembrava contenta di essere suora. Cioè, ma cosa sta succedendo agli adulti? E altri due potrebbero dire, e io a casa, vi giuro, mia mamma è scesa in pigiama mentre facevo colazione, e invece di dirmi, no, ieri la zia mi ha detto i compiti, mi ha detto, ciao. La mamma mi ha detto ciao stamattina, come con l'aria, e sembrava che mi volesse bene. Cioè, si capisce, perché gente così, se si mette insieme, Dio mamma cosa diventerebbe? Perché vi accorgereste che c'è tanti che non vedono l'ora di vivere così. Non sareste solo i 380, ne trovereste altri 380 domani mattina, un collega, un vicino, il portino, il prete. E magari il giorno dopo 1000. Può cambiare il mondo forse, ma se non facciamo così, da dove volete partire? Dai convegni sull'emergenza educativa e sui social? Si va da nessuna parte. Si capisce? Abbastanza. Fine, basta. Sì. No, una battuta che si dice a voglia, si capisce subito se ha voglia o se va un film. Allora, se avete voglia, se avete ancora energie, magari Franco ci racconta due cose su un minuto sull'inferno di Dante. È caduta la telecamera, ne abbiamo altre tre, quindi perfetto. Ho visto anch'io cadere una cosa. La telecamera. No, mi sembra, dai, bello dirlo, perché proprio ci sono qui lui e Charlie. Io ho sempre fatto solo l'insegnante, così come ho fatto stasera con voi, per cui andavo in classe e dicevo, ragazzi, se avete le palle per essere qui con me da uomini, cioè invece che portare in classe lo schifo della giornata, lasciarlo fuori e entrare col cuore in mano, desiderando essere grandi, felici, viva, ce la fate, se volete, usavo un brano di Machiavelli. Vi porto nelle antiche corti degli antichi uomini,
dove da loro ricevuti amorevolmente potrete cibarvi di quel cibo che solum è mio, proprio dall'uomo, la verità, e che io nacco per lui. Perché faccio l'insegnante, non ho risposte da darvi, però vi porto da chi le risposte le ha. Il mio mestiere di insegnante non è darvi le risposte, è portarvi a fare le vostre domande a Dante, in modo che siate voi a fargli le vostre domande e lui vi dia le risposte vostre, non le mie. Se volete vi porto nelle corti degli antichi perché possiate parlare con loro e loro vi risponderanno. Ho sempre letto Dante così, Dante, poi Manzoni, Leopardi, insomma, fatto il mio mestiere così. E poi è nato con un gruppetto di ragazzi, mi trovavo a casa mia perché mio figlio mi avessero incazzato una volta, mi ha detto che padre di merda, cioè, perché non, a noi non ci spieghi mai niente. In realtà aveva semplicemente un'interrogazione su Dante al lunedì. E allora la domenica sera gli ho spiegato due cose, erano in quattro, due figli e due vicini, due loro amici, si sono entusiasmati un casino, gli ho detto il primo canto dell'inferno. E hanno voluto andare avanti a domenica dopo, e di domenica in domenica, si chiamava la domenica sera. A un certo punto da ottobre a aprile continuavano a aumentare finché li ho contati. Una sera mi sono preso il gusto di vedere cosa succedeva. 284 ragazzi si davano appuntamento tutte le domeniche sere a sentire Dante, a un po' di storia, cioè, le cose belle che... E lì ho capito cosa vogliono i giovani, altro che i giovani in crisi e tutte queste balle qui, hanno un cuore grandissimo. Sono più fragili semmai, ma hanno un cuore grandissimo. E poi è nato sull'onda di questa cosa, ho fatto 6 lezioni su Dante, sull'inferno di Dante a Bergamo, perché le mamme erano venute incazzate a dirmi: Marta, ai nostri figli raccontate tutte queste cose belle. Vengono a casa dopo le 2 lezioni su Dante uguali a come quando si facevano le canne per aria, solo che adesso vedono Beati che vengono a te ed è legale, è legale, la Divina Commedia è addirittura consigliata. E noi mamme che non ci dice mai niente di bello nessuno. E allora ho fatto a Bergamo, avevamo messo fuori anche qualche manifesto, il ciclo di Dante, Dante per le massaie, era intitolato così. Da lì ne è venuta una certa notorietà, e poi intanto mi sono ammalato, quindi ho dovuto smettere di insegnare, quindi avevo più tempo per fare queste stupidate, e ho cominciato ad andare in giro a parlare di Dante. Con un gruppetto di questi ragazzi, intanto sono andati all'università, mi hanno chiamato una sera a Milano e mi hanno detto: a sta storia di Dante ci è rimasta impressa, ci piacerebbe. Ricordo bene che abbiamo bevuto tanto, quanto basta, come nelle ricette, quanto basta per avere un'idea folle, la fondazione di 100 canti. Se bruceranno tutte le divine commedie del mondo, noi saremo la Divina Commedia vivente. Troviamo 100 amici, ognuno di loro studia un canto a memoria. E lo fecero. In un anno abbiamo fatto quasi 4 volte il giro della Divina Commedia. Ed era bello, li incontravo in università in giro, li vedevo salutarsi. Ah, ciao, tu chi sei? Purgatorio 14. E tu? Io sono l'Inferno 2. Una manica di spiegati. E abbiamo fatto cose belle, interessanti, divertiti. Poi, siccome, grazie a Dio, nella vita le cose nascono, ma grazie a Dio muoiono anche, è finita, cioè ha cominciato a diventare grandi, a sposarsi, qualcuno addirittura consacrato o andando via a abitare, basta, non si riusciva più a tenere dietro alle richieste di incontri, eccetera, e abbiamo sciolto la 100 canti. Intanto, andando in giro a parlare, a fare brigare, tenevo degli incontri in una parrocchia di Roma, e lì a Roma, in questa parrocchia, ho conosciuto assolutamente per caso Gabriele Dell'Otto, che io non zero, è venuto dopo un incontro, come a volte succede dopo questi convegni, no? Che arrivano uno che ti dice: mio nonno aveva parlato col bisnonno di Dante, oppure la maestrina che dice: io ho fatto recitare ai miei bambini tutta la Divina Commedia, la faresti arrestare immediatamente.
E insomma, quelle cose. È arrivato anche sto tizio, perché sono un illustratore, mi piace disegnare, piacerebbe fare qualcosa con lei. Sì, grazie, ciao, arrivederci. Proprio. So che appena è andato via i ragazzi della borgata lì di Roma sono saltati addosso letteralmente, Franco Franco, ma sai con chi stavi parlando e con chi stavo parlando? Con Gabriele Dall'Otto. E chi era il Gabriele Dall'Otto? Cioè. E scopro che è un fenomeno mondiale, uno degli 8 al mondo che disegnano per la Marvel americana, non disegnano, a olio su tela dipingono le copertine di supereroi. Spider-Man, Batman, chi l'ha voluto. Allora l'ho richiamato, insomma, sono andato a trovarlo, siamo diventati amici e ha fatto delle cose incredibili. Se avete, giuro, un minuto di tempo, vi faccio vedere 3 quadri che meritano veramente, perché meritano una velocissima spiegazione. Si riesce? Andiamo per l'alzata di mano, vogliamo, non vogliamo, non so. Perfetto, oh, chi non vuole per l'indaga, non siete abitati sulle sedie, no? Va, giù qui, qua andiamo giù. No, no, io parlo per te, ma parlo per ci stai. Io l'ho finto, grazie. La proporzione. Vedi? No, è proprio bello, perché lui, mentre ascoltava le lezioni prima di venire a presentarsi, andava a casa e ha cominciato a pitturare l'altro. Nel senso che le mie chiacchierate lo ispiravano, così mi ha detto. E il primo fu, se hai uno con le fiamme, regina, c'è un... No? Questo. E io, bellissimo, bisogna spegnere le luci, quando vedete l'originale, gli state lontani perché avete voluto discordarmi, tanto quelle fiamme sono realizzate in modo terribile. E gli dico, ma allora già cominciate, sì, mi piace. E questo cos'è? Gli dico, l'Ulisse. Come l'Ulisse? Dove dico è l'Ulisse? Cioè, io mi aspettavo l'Ulisse, anche voi dai, la barca, il naufragio, le colonne d'Ercole, il discorso ai compagni, no? E invece lui lì mi ha detto no, perché tu quando leggi Dante aiuti chi ti ascolta a vedere quello che vede Dante, non a immaginare quello che Dante immagina perché gli viene raccontato. Noi faremo una Divina Commedia dove il lettore vedrà quel che ha visto Dante e ascolterà i racconti che anche Dante ha ascoltato immaginandosi a sua volta. Ma se vogliamo che il lettore faccia il percorso di Dante, dobbiamo fargli vedere quello che Dante vede, altrimenti facciamo 100 quadri, uno ambientato nella Grecia pubblica, uno nella Rimini nel Medioevo di Paolo e Francesco, uno questo, sarebbero 100 immagini che sparano in tutte le direzioni. Invece noi dobbiamo vedere solo quello che vede Dante, e lui lo fa con un realismo, con una fedeltà ai testi incredibile. Le 3 fiere ve lo faccio vedere perché è una delle pochissime licenze poetiche che ci siamo concessi per tutti come nascono i quadri. Le 3 fiere: Leone, Lupa. Ecco. Licenza poetica perché sapete tutti che Dante vede la lonza che poi sparisce, il leone che poi sparisce, la lupa, cioè le vede una alla volta. Ma quando abbiamo ragionato di questo quadro, lui aveva fatto la lupa qui, Dante lì, insomma, mi pareva che se Dante tira sulla sottana e si mette a correre, gliela fa a scappare dalla lupa, cioè arrivare da solo alla luce in cima al colle, e invece no, l'incontro con il terriere lo sospinge. Insomma, gli ho detto, dai, troviamo il modo di rendere questa immagine, di avere l'idea che non è possibile salvarsi da soli, proprio non ce la si può fare. E ci è venuta l'idea di mettere in successione le tabelle, e uno guardandolo così si capisce che nel cima non ci si arriva, o ti mangia questa o quella volta, o comunque, cioè, si capisce?
piccola di senza politico, ma necessaria a dirlo, che è importante. Poi ha fatto, e poi quello del limbo, diciamo, questo mi fa impazzire. Pensate all'idea dell'inquadratura, invece che quel che vede Dante, stavolta c'è Dante che li incontra sulle anime dei grandi che non hanno conosciuto Cristo e dei bambini morti senza battesimo, li incontra, attraversa, ma poi è come se si girasse, guardasse il bambino e dicesse no, dai, però non è giusto. E questo si vede la lacrima, cioè si vede la sofferenza di questo bambino senza spine e vivendo in desiderio. E Dante, che avendolo incontrato, si gira come a protestare e dire no, no, non si può fare niente. Non si può fare, ecco, questa inquadratura è una di quelle che mi fanno impazzire, perché è un'invenzione gigantesca per far capire cosa Dante dice del libro, eccetera, eccetera. Sono 100 guardi così. Poi c'è Alessandro D'Avenia, chiama la Mondadori, faccio brevissimo, sarebbe lunga da raccontare. La Mondadori mi cerca me dell'otto, e dice: se fate davvero l'intera Divina Commedia, la farete con la Mondadori. Io non ci credevo assolutamente, e invece mi ha chiamato per firmare il contratto, e io prima di firmare il contratto ho avuto l'ultimo grande colpo di genio della mia vita, ed è stato: con chi la faccio? Io non sto bene, non c'ho tempo, non c'è neanche le competenze, dai, cioè. E cosa ho fatto? Ho chiamato i ragazzi della 140 di 15 anni prima, ora tutti i professori, rettori, direttori di scuole, quindi anche titolati, li ho richiamati e ho detto: ragazzi, rinasce, è un po' come la tavola rosa di Laure, no? Rimettiamo insieme la rubricola di un tempo, facciamo insieme la mia comunità Mondadori. Mi hanno detto tutti di sì, con l'aggiunta di qualcuno, e sta nascendo una storia incredibile che ha la pretesa di far godere Dante, anche chi non l'ha mai spiegato nella dedica allo scritto, dedicata ai pochi italiani che non l'hanno mai letta e ai pochi che avevano giurato di non leggerlo mai più. Dopo andava fino dopo essere andati a scuola. Ultima cosa, quindi chiedo perdono, perché sono cose che non si dovrebbero fare a sorpresa, cioè a tradimento, ma è una specie di voto. Io ho generato la mia scuola come una scuola siberiana, come una scuola in Sierra Leone, insomma, con situazioni di bisogno nel mondo. Ho rivisto Ernest, il ragazzo che è stato preso via con padre Bratton 15 anni fa, l'ho rivisto, e la situazione della Sierra Leone è diventata la guerra civile prima, con i massacri più efferati che possiate immaginare, poi l'Ebola, che ci ha impedito per 2 anni di andare a trovare, e adesso un'inondazione che ha tirato su mezzo colline intere, che c'erano case lungo tutto questa frana, e è una cosa che mi ha colpito tantissimo, la volevo dire e chiedervi una mano. Ernest e tutti gli insegnanti della scuola, la nostra scuola di Magnetine, che grazie a Dio è stata preservata, hanno fatto questo mestiere per una settimana su richiesta del Ministero della Sanità. Per evitare le epidemie sono andati nel fango, con le mani così, a cercare e tirare fuori i cadaveri o pezzi di cadaveri. A me questa cosa ha colpito tantissimo, è la seconda volta che ricevono un riconoscimento del Ministero per atti eroici. Questa è una scuola di poveri sfigati, ma sfigati davvero, che riceve una benemerenza per l'eroismo con cui hanno lavorato in occasione dell'Ebola e adesso in occasione dell'alluvione. Questi sono i nostri ragazzi, 1400 oggi. Si è laureato settimana scorsa il primo medico uscito dalla nostra scuola. Niente, sono disperato, un bisogno estremo di mettere insieme un sacco di robe. Volevo chiedere fuori l'uscita, chi vuole trova le cassette, delle cose, anche se non è il momento della tredicesima e del Natale, siamo uno dei pochi angoli del mondo che può permettersi di essere generoso anche dopo Natale. Grazie.